chilometri da Foggia, in località Borgo Incoronata, sorge il santuario dedicato alla Madonna Incoronata, il più importante santuario mariano di tutto il Gargano. La storia del santuario e della devozione alla Vergine Incoronata inizia nel 1001, l'ultimo sabato di aprile, nel bosco del Cervaro, quando al conte di Ariano Irpino, dopo una battuta di caccia, apparve la Vergine su una quercia, che si presentò come la Madre di Dio e domandò la costruzione di una chiesa sul luogo dell'apparizione, promettendo gioie e benedizioni. Nello stesso luogo, poi, poco dopo, un pastore di nome Strazzacappa ritrovò su una quercia la statua lignea che tuttora è conservata e venerata nel santuario. Sono Don Felice Bruno, il rettore del santuario della Madre di Dio Incoronata, così conosciuto come Santuario dell'Incoronata. Siamo a 15 km circa dalla città di Foggia. È un santuario recente, siamo a circa 50 anni fa dalla costruzione, ma le radici di questo santuario fondano all'inizio del secondo millennio. La Madonna apparve in questo luogo l'ultimo sabato di aprile del 1001. Si tratta di una delle prime apparizioni della Madonna in Occidente. Si trovava il conte di Ariano Irpino, qui nel bosco del Cervaro, per una battuta di caccia. Secondo la tradizione, si fermò dopo una giornata di caccia con il suo seguito, si fermò la notte nel bosco tra il venerdì e l'ultimo sabato. Intorno alle 4 del mattino, dice un antico racconto, furono svegliati da bagliori di fuochi. Sembrava che prendesse fuoco il bosco. Un antico racconto dice che tutti scapparono dalla paura per timore di essere racchiusi dalle fiamme, mentre questo conte, anziché allontanarsi, si sentì attratto da questo fulgore e avvicinandosi vide che era una bella signora, la Madonna, con il bambino tra le braccia, su una quercia. Inginocchiatosi in preghiera, la Madonna gli disse: «Non abbiate paura, io sono la Madre di Dio. Voglio una chiesa in questo luogo che io renderò famosa con le grazie che concederò a quanti verranno a pregarmi con cuore sincero e filiale». Subito dopo sopraggiunse un pastore, probabilmente proveniva dagli Abruzzi, per la transumanza, vide dei buoi inginocchiati davanti a una quercia. Avvicinatosi, scorse tra i rami della quercia una statua. Una tradizione dice che questa statua fu fatta ritrovare sul luogo dell'apparizione dalla Madonna. Ed è la statua che noi veneriamo nel santuario, nella campata centrale, in alto. Il pastore si inginocchiò in preghiera e improvvisamente vide una schiera di angeli in festa che scesero ad incoronare la statua della Madonna.
La tradizione dice che ci fu una cavalcata di angeli in cielo. Per questo che il santuario ha il titolo di Incoronata. Per più precisamente Madre di Dio incoronata. Madre di Dio perché apparendo si è definita tale, confermando un concilio, il concilio di Efeso. E poi incoronata proprio da questa triplice corona con la quale fu incoronata da una schiera di angeli. Abbandonato nell'Ottocento, dopo un periodo di lunga decadenza, il santuario rinasce nel 1950 con l'arrivo dei figli della Divina Provvidenza di Don Orione. Ma la prima chiesa fu costruita alla fine del 1001. Una tradizione dice che lo stesso conte si ammalò e fu guarito per intercessione della Madonna e alla fine del 1001 costruì la prima chiesetta, 3 metri per 6. E poi ci furono diversi eventi, sono stati qui diverse congregazioni religiose, virginiani, San Guglielmo da Vercelli è stato abate qui, ci sono stati i basiliani, ci sono state diverse congregazioni religiose fino ai religiosi di San Giovanni di Dio. Poi nel 1800, con la soppressione dei beni ecclesiastici, purtroppo il santuario ebbe un periodo di grande decadenza perché poi andò in mano a dei laici che non erano interessati a curare la spiritualità e la fede del santuario, e quindi dopo la Prima Guerra Mondiale, negli anni 30, 1930, fu consegnato finalmente di nuovo il santuario alla diocesi, e dal 1950 ci sono qui i sacerdoti, siamo noi i sacerdoti fondati da San Luigi Orione, che hanno poi costruito questo nuovo santuario, perché l'altro, dopo il periodo nero, difficile dell'espropriazione, dopo le guerre, allora hanno pensato di ricostruirlo perché l'altro era pericolante. I sacerdoti, in particolare un sacerdote, Don Giuseppe Callegari, invitando la gente a dare il proprio contributo per la costruzione del santuario, chiese ai pellegrini di dare un mattone per fare un bel santuario alla Vergine Incoronata. In cambio del loro contributo ebbero un mattone con il nome. Alla fila 72, se fate caso, trovate anche la scritta Padre Pio. San Pio, devoto dell'Incoronata, perché a Pietrelcina c'è un'edicola dell'Incoronata, non solo benedisse il progetto di questo nuovo santuario, ma diede anche lui il suo contributo perché la Vergine Santa avesse un santuario degno delle sue grazie. La tradizione racconta che nei pressi dell'albero dove l'apparizione era avvenuta, il pastore riempì una calderella con una razione di olio e ne realizzò una lampada votiva. La tradizione dice che la Madonna benedisse questo gesto e quest'olio risultò subito prodigioso. Per tanto tempo la lampada rimase accesa, ma l'olio non si consumava. E tanti pellegrini, ci dice la tradizione, giungendo sul posto, pregando, ungendosi con quest'olio, ottennero guarigioni nel corpo e nello spirito. Le celebrazioni legate alla festa dell'apparizione della Madonna Incoronata attirano ogni anno numerosissimi fedeli e pellegrini provenienti dalle vicine comunità. La festa dell'apparizione, che ricorre l'ultimo sabato di aprile di ogni anno, è preceduta da riti e liturgie particolarmente sentite e suggestive. Thank you.
sono 77 anni che vengo incoronato. C'avevo 3 anni che mio padre mi portava, perché mio padre era pescatore e venivamo a vendere il pesce, stavamo 6-7 giorni e venivamo sempre tutti gli anni per conto nostro, stavamo nel bosco notte e giorno, stavamo sempre una decina di giorni. Le ferie nostre erano quelle, perché la grande devozione della Madonna dell'Incoronata. E così seguiamo sempre questa tradizione, una tradizione antica, e non vediamo l'ora che arriva quei giorni che dobbiamo venire. Ma anche durante l'anno veniamo sempre a sentirsi la messa, anche le riunioni, sempre. Io e tutta la mia famiglia. Il mercoledì precedente alla festa si assiste alla cerimonia della vestizione in coronazione, che rievoca l'apparizione della Vergine incoronata dagli angeli e tramanda la tradizione popolare di vestire la Madonna a festa. La vestizione che si compie tutti gli anni il mercoledì prima dell'ultimo sabato, vengono portate anche le corone da parte del sindaco e della consorte e poste sul capo dal vescovo di Foggia, hanno una tradizione popolare per il fatto che nei periodi decadenti il santuario rimaneva spessissimo chiuso e riapriva solamente nel periodo estivo qualche mese. E allora, prima della riapertura, i pellegrini devoti di Minervino Murge venivano, aprivano il santuario, lo rimettevano a festa e mettevano anche l'abito bello alla Madonna. Allora il fatto di rivestire la Madonna con l'abito bello in prossimità della festa ha prodotto poi il rito della vestizione della Madonna incoronata. Thank you.
Maria Grazia Capocchiano e sono la sarta che da lontano 1992 ormai mi occupo per quanto riguarda il vestito della Madonna. Appena ho avuto l'età 18 anni, come ho preso la patente, diciamo che una delle prime tappe è stata proprio l'ultimo mercoledì di aprile, prima del sabato, per venire a vedere questa cerimonia. Allora già cominciavo con i miei primi vestiti, le mie prime cose, i miei primi ricami e ho espresso un desiderio, non una promessa, era un desiderio. Dico, mamma mia, chissà se un giorno potrò anch'io avere questo privilegio di poterti cucire con le mie mani un abito. Nel 86 ho sposato un ragazzo che era stato in seminario qui, mio marito, e la prima cosa che ho chiesto alla mamma celeste, precisamente nell'87, quando è venuto il Papa a mettere nelle braccia della Madonna il bambinello che le era stato rubato e quindi la Madonna non l'aveva, in quel giorno preciso ho detto alla mamma: mamma, come il Papa te lo sta appoggiando sulle tue braccia, sulle tue gambe anzi, e te lo sta mettendo tra le tue braccia, fa che anch'io possa avere questa gioia. Mio figlio è stato concepito quel giorno, provato, e quindi da lì il desiderio nel 92 di riuscire finalmente a fare il primo abito. Sono passati 23 anni e io tutti gli anni riprovo la stessa emozione. È un fare qualcosa di, non lo so, di speciale, di particolare per la nostra mamma. È come quando uno fa un regalo a una mamma. Inizialmente erano delle persone singole che facevano l'abito, venivano e parlavano con il rettore, dice guarda vogliamo fare l'abito e poi ci mettevamo d'accordo. Poi con i vari rettori che si sono succeduti, praticamente abbiamo deciso che è bello far partecipare l'intera comunità a questa cosa, perché è un modo comunque di aggregazione, un modo di stare, diciamo, di fare qualcosa tutti insieme. E quindi poi sono state quasi sempre delle comunità dei vari paesi, ce ne sono stati tanti. Da 3 anni però c'è questa cosa, Don Felice, il nuovo rettore, ha deciso, dice, vedi adesso ne abbiamo talmente proprio tanti ed è un peccato metterli solo una volta e poi lasciarli là. Allora sono stati fatti dei bigliettini e ogni anno, insieme a tutte le comunità che vengono in pellegrinaggio per il sabato, quando a gennaio-febbraio si fa la riunione dei capogruppi, si estrae un bigliettino con un abito di quelli che, diciamo, sono stati fatti in precedenza. Quest'anno è uscito l'anno 2008. È stato donato dalla comunità di Borgo dell'Incoronata, di Borgo Incoronata e della Madonna della Croce di Foggia. Cucire un abito dipende. Se abbiamo avuto tempo ci ho messo 7 mesi. Se non abbiamo avuto tempo perché c'è stato qualcuno che magari gli ultimi 4 mesi, e la Madonna me l'ha fatto finire lo stesso. Infatti loro quando venivano dicevano ma ce la facciamo come... Dico, guarda, è tardi, però se la Madonna vuole ce la facciamo. In effetti sono stata sempre puntuale, non ci sono stati problemi.
Il venerdì precedente al sabato si partecipa al rito della Cavalcata degli Angeli, una sfilata di carri preparati dalle varie comunità a devozione verso la Madonna. I pellegrini allestiscono sacre rappresentazioni itineranti su carri agricoli e mezzi di lavoro motorizzati, un tempo carretti, cavalli e buoi, accompagnando questi allestimenti scenografici con preghiere, inni e canti nei tre giri rituali intorno al santuario. Allora era con i cavalli. Noi trovavamo in prezzo di cavalli e venivamo a girare. Facciamo i tre giri intorno. Poi i cavalli non ce ne sono più e facciamo adesso i carri, vestiamo dei camion. Il giorno della festa, dalla mattina molto presto, si assiste all'arrivo dei gruppi dei fedeli che a piedi compiono il loro pellegrinaggio per tutta la notte, per raggiungere il santuario della Madonna Incoronata, intonando canti devozionali che raccontano del pellegrinaggio e della loro fede incrollabile verso la Vergine Nera. È bello cantare. Siamo arrivati a piedi. A che ora siete partiti? Alle 3 da Ortaruga. A che ora siete partiti? Stamattina alle 2:30. Da dove venite? Da Ravello, provincia di Potenza. Sono 20 anni che vado a piedi. È importante, ecco, il messaggio che la Madonna dà a tutti i suoi fedeli. Da 1014 anni, dall'apparizione, la Madonna ripete la celebre frase che ha detto al Conte: non abbiate paura. È interessante perché nella Bibbia questa parola, non temere, non abbiate paura, viene riportata diverse volte. Lo ha detto a Giuseppe, lo ha detto a Maria, lo ha detto tante volte ai profeti. Ben 365 volte è presente. Ed è bello pensare, no? Come i giorni dell'anno, e il messaggio che noi diamo ai pellegrini è proprio questo: di non scoraggiarsi mai, di non perdersi mai d'animo, nonostante i momenti difficili, nonostante le gravi difficoltà. Dobbiamo sempre sapere che al nostro fianco c'è la nostra Mamma Celeste, la Madonna, che è sempre pronta, come le mamme fanno con i propri bambini, sempre pronta ad aiutarci, a sostenerci, a tergere le nostre lacrime e a guarire le nostre ferite.